Aiutami a fare da solo è il titolo di questa serata e non è un caso perché è il motto che potremmo dire riassume il metodo Montessori. Ma in realtà che cosa significa? Che cosa vuole insegnarci? Riassumere in pochissimo tempo non è facile. Vuol sottolineare che il bambino ha grandissime capacità che attendono solo l'occasione per svilupparsi, e nel momento in cui noi ci sostituiamo al bambino facendo al posto suo, lo priviamo della possibilità di fare scoperte e di apprendere in modo personale e significativo. Quindi l'attenzione dei genitori e ancora di più degli insegnanti deve essere quella di creare intorno al bambino occasioni perché lui possa crescere seguendo il suo piano di sviluppo interno. Un esempio di questo metodo, come si possono aiutare i bambini? Il metodo in realtà è stato pensato da Maria Montessori soprattutto per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare. Ha pensato ad un ambiente ricco di proposte di materiali che incuriosiscano il bambino e che parlino al bambino, sollecitando ad usarli, a raggiungere il risultato che il materiale stesso ha in sé in modo spontaneo. Quindi il bambino si trova delle cose, degli oggetti che lui utilizza e che questi oggetti dicono al bambino: guarda, questa è la strada giusta o questa è la strada sbagliata. Quindi permettono un'autocorrezione. L'intervento del maestro non è allora quello di segnalare l'errore, ma di offrire al bambino occasioni perché possa sperimentare, provare anche l'errore e utilizzarlo come strumento per un ulteriore passo in avanti. Quindi c'è una grandissima attenzione all'ambiente, ai materiali e al ruolo della maestra, che deve essere quello di regista. Non è sul palcoscenico, ma sta alle spalle e organizza tutto questo. Consigli per i genitori invece? Fondamentalmente quello di non avere in testa un progetto per il proprio figlio che lo vincoli e lo costringa a seguire un percorso che non è il suo. I genitori devono essere capaci di prestare attenzione, a rispettarlo nei suoi bisogni di fondo, dargli grande ascolto e occorre avere una grande capacità di guardarlo con occhi che sono sì quelli affettuosi di un papà e di una mamma, ma anche quelli di un adulto che sa vedere nel bambino quello che sarà un uomo futuro.